Ed eccoci insieme nuovo appuntamento di L'Avvocato Risponde per rispondere a quelli che sono stati i vostri quesiti, le vostre domande che ci avete fatto pervenire attraverso i nostri canali social e attraverso gli indirizzi di posta L'Avvocato Risponde, chiocciolatelerigionecolor.it, L'Avvocato Risponde, chiocciola, color.it. In mia compagnia oggi Michele Di Benedetto, responsabile sicurala, e Francesco Di Ciollo, che è presidente dell'Associazione Casa del Consumatore Struttura della Regione Puglia. Benvenuti. Salve. Cominciamo subito, entriamo subito nel vivo di questa puntata con la prima domanda. Il primo quesito che ci arriva da un amico, Carlo da Barletta, interessato ad una consulenza legale. E sarebbe la prima volta che si recherebbe in uno studio legale. Ci chiede l'amico, quando scatta il mandato c'è un quadro normativo di riferimento, cioè appena entra da un avvocato, come si deve comportare? Eh, sì, è importante eh, avere l, eh, ben presente qual è il quadro di riferimento. Ha fatto bene eh, il telespettatore a chiederlo perché? Perché tante volte si è concentrati sulle cose eh, sulle, per le quali si va in uno studio legale a chiedere le informazioni eh, di cui si ha necessità di approfondire. Ma tante volte eh, è importante comprendere quali sono le regole del gioco. Eh, le regole del gioco sono molto chiare. Tra l'altro, è intervenuto un decreto legislativo nel 2005 e che è, è più conosciuto come codice del consumo eh, ed è la cosa per la quale noi eh, siamo impegnati sul fronte delle informazioni e la formazione dei cittadini che sono consumatori e utilizzatori di questi servizi. Perché quando si va da un avvocato, eh, è importante essere eh, consapevoli del fatto che comunque si stanno fruendo dei servizi professionali che vengono erogati da un avvocato. Ci sono quindi figure molto precise e regole molto precise. Pertanto eh, è importante prima di entrare nello studio o quando ci si siede eh, chiarire se il primo incontro informativo è un incontro che può essere erogato in modo gratuito o no. Ed è, ehm, ed è importante chiederlo prima. Perché se si stabiliscono delle regole, le regole aiutano poi nella prosecuzione del rapporto in, con modalità positive per entrambi. Perché se le regole sono chiare nessuno viola le regole. Se le regole non sono chiare non si comprende bene chi viola le regole. Pertanto... Ma già dal primo incontro potrebbe scattare il mandato. Dire, perché se non si precisano le regole all'inizio, le regole confondono il quadro, la mancanza di regole. Io se mi muovo in un contesto e non conosco quali sono le regole del gioco, io posso commettere, magari non lo faccio in buona fede, posso già, eh, tra virgolette, creare delle situazioni che possono causare per uno o per l'altro delle situazioni di disagio o di imbarazzo. Pertanto è opportuno dire... Vengo qui per un fatto informativo e vorrei capire se è gratuito oppure sono obbligato a pagare qualcosa, perché in questo momento c'è il momento in cui c'è il confronto tra l'esigenza o un bisogno e dall'altra parte c'è una competenza tecnica che rispetto a quell'esigenza viene diciamo, con, eh, erogato un servizio. Perché, mentre l'avvocato risponde, si eroga un servizio di tipo professionale, dice il codice del consumo. Pertanto è importante essere informati del fatto se questo primo incontro è gratuito o no, perché potrebbe essere percepito o potrebbe essere interpretato come un incontro già a pagamento. Perché se non si chiarisce questo, potrebbe pretendere un, un legale un onorario per quel primo incontro, anche se informativo. E quando invece scatta ufficialmente le, il mandato? Dopo aver ricevuto quelle informazioni di cui il, ciascuno eh, riceve appunto le informazioni che ritiene necessarie avere, eh, avuto il quadro informativo, eh, deve maturare un processo di consapevolezza se voler tutelare le proprie ragioni, eh, secondo quelle che sono le informazioni offerte dal, dal consulente legale, dall'avvocato, e procedere con le modalità di cui è stato informato in quel momento diventa consapevole del fatto che se dovessi procedere quale può essere il rapporto economico del mandato che io vado a conferire per cui si va a chiarire che io non ho dato ancora il mandato anche perché se dovessi, si dovrebbe firmare giusto se, in se quel caso. Dare, tante volte anche su questo ci sono delle situazioni di imbarazzo Perfetto. perché si sì, dice andiamo avanti io. e poi vediamo Invece è opportuno che in quel momento l'avvocato chieda un incarico ufficiale. perché si viene a dare un vero e proprio mandato Perfetto. e un contratto di mandato per tutelare i propri, le proprie ragioni, i propri diritti. Eh, pertanto ci deve essere un, un rapporto economico che regolamenta questo mandato. Gli avvocati hanno diritto a richiedere secondo delle normative dei, dei compensi che possono andare da un minimo a un massimo. Per cui, rispetto a questo minimo e massimo, l'avvocato può chiarire come si posiziona e, una volta che gli è stato detto a voce, potrebbe pretendere: questo lo dice non io, ma il codice del consumo del 2005 di cui stiamo parlando, perché stiamo parlando di servizi professionali legali erogati da un professionista che ne ha le competenze certo. tecniche, eh, si va a richiedere appunto come viene regolamentato il nostro rapporto di mandato sia che venga accolta la domanda, cioè si me, ipotizziamo, ipo, ipotizziamo il caso in cui eh, c'è, si va in giudizio, un giudice che mi dà ragione. Bisogna chiarire nel caso in cui si dà ragione se il giudice accoglie per intero la richiesta dell'onorario o no, o in percentuale. o non viene allora, Vanno chiarite Fissati per iscritto. E, no, allora, non, lo fa, non lo fanno in molti, ma se un, un cliente lo richiede, ne ha il diritto, il diritto. ai sensi del codice del consumo di avere per iscritto, prima di dare un incarico, qual è il quadro economico che regolamenta il rapporto tra me e l'avvocato per procedere alla tutela del diritto Perfetto. di cui sto richiedendo maggiori informazioni. Il caso di Paola Clemente, un caso di caratura nazionale, il caso dell'abbracciante agricola morta stroncata da un malore nelle campagne di Andria. È arrivata la sentenza, essere condannati tra gli altri anche il datore di lavoro. La signora Maria D'Andria ci chiede quali sono gli obblighi, l'ABC proprio della sicurezza eh, sul lavoro, perché è stato condannato il datore di lavoro. Sì. Allora, eh, cercare di riassumere in pochi minuti eh, quella che è effettivamente la normativa relativamente alla sicurezza sui luoghi e sugli ambienti di lavoro è veramente eh, difficile. Cercherò di eh, sintetizzare al massimo. Allora, gli obblighi sono eh, molto semplici nel momento in cui il datore di lavoro assume una persona, un lavoratore, ha l'obbligo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore. Ecco allora che eh, si fa riferimento a quella che è il decreto legislativo 81 del 2008 che ha sostituito la vecchia e diciamo più famosa 626, ok? Eh, in realtà il decreto legislativo 81 ha raccolto tutta una serie di leggi sparse nel tempo un po' quella a seconda del tipo di mansione eccetera eccetera le ha raccolte e le ha messe tutte insieme facendo un testo unico Ora, per quanto riguarda il settore agricolo, e parliamo appunto del caso specifico della signora eh, Paola, Clemente. Paola Clemente che è deceduta ad Andria, eh, devo fare una, una piccola premessa. Eh, la legge della sicurezza sul lavoro è nata, proprio se andiamo a vedere gli inizi, cioè perché è nata la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. È nata proprio per tutelare la salute e la sicurezza degli agricoltori, perché prima l'economia italiana Era si basava basata, essenzialmente certo. sull'agricoltura. È risultato poi, negli anni, che eh, un po' il governo, un po' i parlamenti l'hanno un po' sottovalutata la salute dei lavoratori, è risultato poi essere l'ultimo settore che in realtà si è adeguato. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna fare una valutazione dei rischi, cioè il datore di lavoro in concomitanza, cioè non che uno vada da una parte e uno mm. da un'altra, in concomitanza col medico competente, che solitamente è un medico specialista. Mm. Ok, specialista, non un medico di base o un medico di medicina generale, è un medico specialista in medicina del lavoro. Insieme a questo si recano sul luogo di lavoro, fanno un eh, sopralluogo di quella che è l'attività lavorativa rendendosi conto di quelli che sono i rischi cui va incontro il lavoratore. Perfetto. Fatta questa valutazione si devono individuare ed evitare che questi rischi possano essere dannosi per la salute del lavoratore. Come si fa? Attraverso appunto il documento di valutazione dei rischi. Ecco, questo è il diciamo il nodo quindi cioè ciascun ambiente di lavoro ha la sua mappatura di rischi, ha rischi alla differenti. fin fine ogni lavoro ha dei rischi effettivamente perfino il videoterminalista quello che sta al computer che potrebbe essere un lavoro semplice in realtà ha dei rischi certo. specifici che sono il videoterminale che a lungo andare per tanto tempo eccetera eccetera può provocare l'abbassamento dell'acuità dell visiva appunto come lo, lo stress psicofisico ecco lo stress da lavoro correlato cioè ci sono dei rischi specifici, ma questo non perché lo dice Michele di Benedetto, certo. questo perché è stato proprio scientificamente provato. Ecco, una volta fatta la valutazione del rischio, si fa questo documento di valutazione dei rischi e si vanno ad individuare le varie mansioni e i vari lavoratori che svolgono una determinata mansione. Ora, nel caso specifico della signora, dell'abbracciante bracciante agricola che è deceduta a seguito di un infarto, mm -hmm. Uh, lì, non solo no, pare che non c'era la valutazione dei rischi, ma la cosa più uh, grave, ed è per questo poi che è scaturita la sentenza di condanna, è che mancasse proprio la visita medica. Cioè, ah, da quello perfetto. che ho potuto leggere sui uh, giornali certo, in maniera molto stampa. fugace, la colpa è stata basata proprio sulla mancata visita medica. Cioè, il dovrebbe essere obbligatorio. è obbligatoria. È obbligatoria, secondo l'articolo 41 del decreto certo. legislativo. Il giudice ha detto se ha ragionato bene, cioè ha detto probabilmente, non certamente perché uno può fare l'elettrocardiogramma eccetera, ecc, uscire dall'ospedale e avere l'infarto, certo. questo è normale. Però se avesse fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare, probabilmente la signora non avrebbe avuto quello che ha avuto. Probabilmente, perché ripeto, può succedere certo. lo stesso. In questo caso pare che la signora già fosse un'ipertesa, eccetera, cioè già avesse, gli dei, problemi, ci sono tutte, avesse dei problemi. Probabilmente, se avesse fatto la visita medica con un medico del lavoro specializzato, gli avrebbe messo o delle limitazioni o addirittura gli avrebbe detto che quel lavoro non, avrebbe, non avrebbe potuto, potuto fare. fare. Perfetto. Continuiamo. Um, eh, un altro telespettatore eh, ci chiede: eh, Cosa devo fare? Sono interessato a, a prendere in affitto una casa. Um, cosa, co come mi devo comportare? Cosa devo chiedere? Quali, insomma, i comportamenti da adottare? Anche su questo, diciamo, eh, è una domanda che ricorre eh, spesso eh, quando ci sono gli sportelli di ascolto dei consumatori e degli utenti. È importante magari anticipare le criticità e le complessità che si possono sviluppare nel corso, perché più si anticipano le possibili criticità, più è possibile regolamentare i rapporti tra un proprietario e un conduttore. Perché? Perché tante volte si fa rinvio alla molto genericamente alla legge. Cosa dice la legge sulle spese condominiali? Cosa dice la legge a chi spetta a pagare questo, al proprietario o all'inquilino? Non è così semplice e non è così generico eh, e non aiuta questa genericità eh, di approccio, di avvicinamento appunto a questa vicenda. Prima di quando si va ad una cerimonia ci si impegna tanto e le donne sono molto più avanti su questo rispetto agli uomini in anticipo a immaginare qual è una cosa che eh, sta meglio è un vestito che si cala addosso, il contratto è un vestito come quando ci si va a una cerimonia, si decide di andare a una cerimonia certamente non con la magliettina certo. quindi poi per carità ognuno può decidere di vestirsi come vuole, come mi intende, fare l'alternativo in ogni caso, in generale si sa che ci sono delle cose che bisogna fare o non fare, o ritiene di dover fare o non fare il contratto di locazione è un vestito, è un vestito su misura non esiste il cosiddetto copia e incolla che si fa sui computer, mi vado a prendere un prestampato lo, gli inserisco i dati ed è fatta si tratta di immaginare quali possono essere le criticità dello sviluppo del rapporto contrattuale che avrà e che regolamenterà il rapporto tra inquilino e proprietario, perché la spesa cioè, deve essere concordato insieme a questo contratto, deve essere concordato quale tipologia di vicende possono verificarsi e quali sono le regole. Per cui, per esempio, la cosa di cui tutti si parla si dice eh, ma la polizza assicurativa L'importo per la polizza assicurativa in, all'interno di un contratto di locazione, eh, la, paga, la legge cosa dice? Lo paga il proprietario o l'inquilino? Non va bene così la domanda e la risposta, ogni tipo di risposta è inadeguata perché la norma genericamente dice a cosa serve quella tipologia di spesa, a chi serve, per chi è utile e allora a seconda dell'utilità ricade l'obbligo di partecipazione alla spesa. Per cui, una parte bisogna capire come fa, bisogna conoscere il, il contratto della polizza perché se la polizza prevede solamente una responsabilità civile verso terzi e non i danni da spargimento di acqua, di rottura di una montante o di che altro, si può immaginare che serve solamente per il proprietario e quindi tante volte paga il proprietario o è dovuto dal proprietario, tante altre volte, invece, per esempio, se Nell'utilizzo dell'immobile uh, si, si va dentro il, il water, uh, un ingombro, una pezza, un, un qualcosa e si ostruisce il, la tubazione, questa ostruzione può causare danni perché fa da tappo i rigurgiti in casa, rovinano parquet, mobili, tantissimi danni. Chi paga? Paga la poli la compagnia, ma perché la compagnia ha previsto un rischio da assicurare, che è questo. Pertanto nei contratti si scrive se succede A o succede B, per cui paga metà metà, il proprietario l'impiega. Deve essere tutto paga, nero su bianco. Tutto regolamentato. E... Purtroppo, il 90% dei casi non si dice nulla, per cui si va sulle interpretazioni e non aiutano. Le è giusto chiedere del, dei compensi in anticipo, dei, degli affitti, delle mensilità in anticipo quando si stipula un contratto? La legge prevede che è possibile, è facoltà delle parti, quindi non è un obbligo, è facoltà delle parti negoziare, mm. mettersi d'accordo, se... Pagare o non pagare una cauzione. Certo c'è un massimo, non si può andare oltre un numero di mensilità, queste sono tre. E queste mensilità, mi permetta di chiederlo ancora, verrebbero poi corrisposte a termine della la, se uno la funzione il che svolgono queste, questi importi che vengono versati pari alle mensilità? Non è non possono essere eh, come devo dire immaginate come del, dei canoni anticipati perché non, ha, non svolgono quella funzione quale funzione svolgono? detto molto praticamente quando lascio l'immobile se c'è bisogno di ripristinare l'immobile una sorta di cauzione è, è una cauzione è, proprio viene qualificata giuridicamente come cauzione perfetto, grazie quindi se posso aiutarci sì, certo. a, ad informare eh, è utile capire che non può essere compensato come canone quando si va a fine contratto per legge quindi non può essere detto non ti do il canone e me lo sconti con la cauzione non può essere fatto e non deve essere fatto perfetto eh, ultima domanda di questa puntata um, eh, riguarda la vaccinazione antitetanica è un quesito che riguarda parecchie donne soprattutto mamme eh, è giusto farla quando succede un incidente quando si verifica l'incidente oppure anche in forma preventiva sì, eh, diciamo che a prescindere eh, quando qualcuno si taglia con un oggetto, oggetto arrugginito o appuntito o eh, in legno, attenzione anche il legno, è bene sottoporsi a vaccinazione antitetanica, ma questo già... Perché il legno mi, mi perdoni, allora, questo mi sfugge. Allora, cerchiamo di, <ride> eh, di spiegare che cosa si intende per eh, teta, cioè certo. antitetanica, no? Quindi è antitetano, il tetano è un parassita che vive nel terreno e nel legno, oh, oppure vive eh, su degli animali. Quindi oltre al metallo arrugginito è proprio un elemento sì. che... Assolutamente. Il legno vivo eh, contiene dei parassiti che vivono nel legno che possono provocare appunto eh, una, un, un rischio biologico, perché in medicina del lavoro quello è considerato un rischio biologico, che può provocare appunto il tetano. E eh, non è da sottovalutare, perché l'infezione da tetano può portare anche alla morte. Quindi certo. è un'infezione abbastanza seria, abbastanza importante. Ecco, questo per quanto riguarda le mamme, ma eh, ritornerei un attimo nell'ambito della medicina del lavoro, la, la vaccinazione antitetanica è una forma di prevenzione primaria per tutte quelle mansioni soggette a determinati rischi, quale appunto il rischio tetano, che sono gli agricoltori che hanno a che fare con la terra quindi con tutti i parassiti che vivono nella terra. Ma è una vaccinazione non obbligatoria? Cioè... Assolutamente sì, ah, è, è obbligatoria, obbligatoria, per determinate mansioni è assolutamente obbligatoria e consiste in un ciclo di tre eh, vaccini nel primo mese, nel giro di un mese, e, eh, no, a distanza di un mese uno dall'altro, quindi in tre mesi, dopodiché la, il rinnovo okay. viene effettuato dopo dieci anni. Okay. Okay? Quindi determinate mansioni sono soggette a questa vaccinazione proprio a scopo preventivo, cioè non si deve andare dal medico, certe volte si va dal medico solo quando si ha il problema. In realtà la prevenzione è una cosa buona, tant'è vero che qualche anno fa c'era una pubblicità si molto famosa che diceva prevenire è meglio che curare. Effettivamente è così. Eh, in certi ambiti, quindi i falegnami, metalmeccanici, agricoltori, allevatori di bestiame e qualche altra categoria, è obbligatoriamente soggetta alla vaccinazione antitetanica. Perfetto. La mancata vaccinazione antitetanica comporta una sanzione e per il datore di lavoro, se non ha provveduto a mandarlo a vaccinazione, e per il lavoratore se si è rifiutato di sottoporsi a vaccinazione di Titanica. Perfetto. Grazie, grazie ai nostri amici che eh, ci hanno scritto e ci hanno appunto proposto questi quesiti. Invito nuovamente eh, a continuare a segnalarci le domande attraverso i nostri social e attraverso i nostri indirizzi che ovviamente saranno eh, sovraimpressi. Grazie eh, a voi Michele Di Benedetto, responsabile Sicurala e Francesco Ricciolo, grazie. presidente dell'Associazione Casa del Consumatore Struttura della Regione Puglia. Eh, ovviamente alla eh, prossima puntata, all'appuntamento rinnovato e grazie al pubblico a casa.